Benvenuti ragazzi a questo ABS Workout. Quindi andiamo a lavorare i nostri addominali. 20 esercizi totali, pronti? Cominciamo! Iniziamo con un bel crunch e vado fuori l'aria, in, tira, fuori, in, e su e giù, su e giù. Importante è tenere la schiena perfettamente a terra. Zona lombare a terra, le braccia, tensione nel crunch, a non chiudere i gomiti così, i gomiti sono aperti. Lo sguardo è all'ombelico o alla parete di fronte a me, non è alla parete sopra di me, ok? Altrimenti andate a sforzare tutta la cervicale. E siamo agli ultimi. Stop. Ok, il prossimo. Okay. Knee to elbow a destra. Quindi vado a portare, con le gambe rimangono così piegate, vado a portare il gomito al ginocchio. Pronti? 3, 2, 1 e vado su e scendo, su, scendo, su e scendo. Quindi qua si lavora l'addome obliquo, porto il gomito al ginocchio e stiro quando salgo. Fuori l'aria e scendo. Scusate ragazzi, non chiudete il gomito, dovete chiudere il torace. Girare il busto. Esatto, torsione del busto. Torsione del busto. Per raggiungere il ginocchio con il gomito. Via. Forza. E andiamo. E spingiamo. Dai. Chiudo bene. Fuori. Inspiro. Fuori l'aria. Inspiro. E stop. Ok, dall'altra parte, brucia. Dall'altra parte, quindi mi preparo, porto questa volta il ginocchio sinistro al gomito destro. Mi raccomando, come diceva Andre, non mi dovete chiudere via. Via. Chiudere in maniera tutta impicciata, diciamo, ma vado a fare una torsione del busto e così il mio gomito incontrerà il mio ginocchio. Torsione e vado. Movimenti lenti, sento bene l'obliquo che lavora, fuori l'aria, inspiro, espiro. Mi raccomando, sempre schiena perfettamente a terra, non inarcate, spingete con l'ombelico. Diciamo che questa posizione è molto safe, perché quando io rimango con le ginocchia piegate, di conseguenza il mio addome è a terra, ok? Scusate, il mio addome, la mia zona lombare, ho sbagliato. Esatto, cosa diversa se lo facciamo con le gambe tese, è molto più probabile andare a fare questo buchino qui, che invece non va bene, ok? Prossimo esercizio abbiamo il reverse crunch, quindi braccia lungo i fianchi, vengo su con le gambe, uno e via, piccolo reverse e vado a sfiorare con i piedi il pavimento, sfioro e torno, uno. E qui la respirazione è fuori l'aria, inspiro, su. Quando vado a sfiorare con le punte il pavimento, quindi inspiro, fuori l'aria. Quando vado dietro faccio una piccola alzatina con la zona lombare piccola e torno, fuori. E qui è sulle gambe, forza, sulle gambe al cielo o al soffitto, ovunque voi siate, via e spingo, forza, dai che ci siamo, ancora e 5, andiamo. Dai. E stop. Ok, adesso rimaniamo qui perché abbiamo il crunch pulse. Quindi piccole pulsazioni nel crunch. Veniamo su, facciamo 3 pulsazioni e poi riscendo in posizione. Come prima, i gomiti bene aperti e lo sguardo all'ombelico o alla parete di fronte a me. Via. 1, 2, 3. E scendo fuori l'aria. 1, 2, 3. Scendo. E via. Fuori. Fuori. Fuori, scendo, fuori, 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 giù. 1, 2, 3, giù. 1, 2, 3, scendo. 1, 2 e 3, e scendo. Forza, uno, contraggo due, forte. Tre. E andiamo, spingiamo, vai che ci siamo. Altra cosa ragazzi, non appigliatevi a questa nuca, Io le mani le ho dietro, che va a sorreggere, ma la zona cervicale
è completamente neutra, stop. Quindi schianciate. Non vado a chiudere, vado ad aprire. Ok, si ricomincia dal crunch, quindi ricomincio con il mio crunch. 5, mani sempre dietro, 2, 1 e accompagniamo. Via. Fuori l'aria, inspiro. Fuori l'aria, inspiro. Fuori, inspiro. Fuori, e uno, su. Via. Mi chiudo. Arricchio. Via. Fuori l'aria. E vado via e giù, fuori l'aria. Mi è sempre piaciuto un sacco lavorare l'addome. Già, c'è chi ama il lavoro sull'addome e chi lo odia. Io lo amo, mi piace molto. E 4 e stop. Ok, andiamo con knee to elbow, quindi ginocchio gomito a destra, ok? Quindi respiro, respiro. Come? Molti lo amano perché stai bello sdraiato a terra. Esatto. 2, 1 e via. Fuori e vado. 1 e 2. Beh, però questi sono ancora esercizi, diciamo, relativamente semplici. Quando andiamo nel complesso dell'addome si soffre e via. 1 e torno. Vi dico ad esempio uno shist, un flutter kick. Uno, l'addome è infinito. Sì, è vero, si possono fare, vabbè, diciamo che l'addome comunque lavora sempre, ragazzi, qualsiasi esercizio voi facciate c'è il lavoro dell'addome, quindi l'addome è la parte del corpo che lavora sempre. Fuori, inspiro, fuori l'aria, e dobbiamo proprio imparare a gestire, perché se imparate a gestire l'addome, credetemi che in tantissimi esercizi stop riuscirete davvero a performare molto molto meglio. Ok, pronti pronti? Dall'altra parte. Mi preparo. Li potete fare tranquillamente sotto il 2, sole. 1, anche in spiaggia. Esatto. Via, 1 e vado. Torniamo fuori dal dilettevole. Facciamo sia attività fisica per star bene, più vitamina D, colore per la nostra bellezza. Esatto. Pensate quanto... quante cose riusciamo a fare? Beh, devi sapere che ogni tanto Yandre, quando siamo in spiaggia sotto casa a Messina, magari siamo lì, facciamo, dai, facciamo un circuitino addome, ogni tanto è capitato. Ma sì, eh? Ma poi è bella. Perché è bella l'aria aperta, lì così, sole, in costume. E uno magari ve mettete lì, siete in compagnia, ve lo fate, 10. Basta un telefono. Fuori. Esatto. Fuori. Quindi se per caso ci seguite in questo circuito spiaggia, mandateci poi un video. Assolutamente, e stop. Vogliamo vedervi abbronzati. Okay. Prossimo, reverse crunch. Quindi mani lungo ai fianchi, le braccia sempre vicino al corpo. 4, 3, 2, 1, si va. Piccola retroversione, scendo. Vai. 1 e giù. Dai che ci siamo. Ormai ragazzi... ci siamo riscaldati, abbiamo rotto il fiato. Amore, stai volando, tu stai correndo piano. No, tu stai andando veloce, io stavo seguendo te, con calma. Io seguo te, tu segui me. Inspiro. E qui è un casino, ragazzi. Allora, è un casino. Ragazzi, qua ricordiamoci, inspiro quando scendo e espiro quando invece vado in reverse. Ormai inspiro, era partita la fede. Fuori l'aria. A bomba. Insomma, ti giuro, io stavo seguendo te, non ti rendo conto, ma stai andando tu più veloce. E giù. Ognuno con il suo ritmo, ragazzi. Inspiro. Mi raccomando, l'importante è fare bene l'esercizio. E stop. Ok. Ultimo pulse crunch. Ultimo di questa serie, eh. Ultimo di questa serie. E poi andiamo alla prossima miniserie. Pronti? Qui, mani dietro la nuca. Qui. Pronti, tre, pronti. Push. Uno e si va. Via. Via. Su, su, su. Giù. Fuori l'aria. Uno, due, tre, giù, fuori l'aria, 1, 2, 3, giù, e 1, 2, 3, e spingo, scendi, fuori, 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 bello, duro questo addome, dai che ci siamo, forza. Mi raccomando lo sguardo, ragazzi, o all'ombelico o alla parete dietro, non guardate il soffitto, perché altrimenti andate a sovraccaricare tutta la cervicale, su, e vado, 1, 2, 3, scendo, 1, 2, 3,
facendo stop. Molto bene ragazzi, andiamo a fare la seconda sequenzina, che comincia con alt leg raises, quindi leg raises alternato. Metto qui, pronti pronti, sono sempre qua, e da qui parto, scendo da su, con una, vado con una e con l'altra, quindi una alla volta, alterno. Inspiro e vado, sono troppo veloci, vado sì, in, infatti. S, vai. Inspiro, piano, fuori l'aria. Piano. Piano piano, un cavolo, stai andando velocissimo. Ma io seguo te. Ma perché stavo andando al tuo ritmo? Piano, allora, e vado. Rallento, rallento. Fuori l'aria. Rallento. Inspiro, sì, perché vogliamo veramente che questi workout siano veramente accessibili a tutti. Quindi se uno è già un po' più allenato può anche farlo più veloce. Però cerchiamo di andare a un ritmo. Anche perché quando si lavora l'addome non è che la velocità va a fare un lavoro maggiore sull'addome, anzi gli addominali più lenti è ancora più difficile. Ok, il prossimo è il table crunch, quindi gamba a tavolino e si va in crunch. Pronti pronti, poi saliamo. Avete visto che ci sono due pesi qui, perché gli ultimi tre esercizi sono con un piccolo sovraccarico, ok? Quindi come sempre, se avete pesi pesi, se no bottiglietta d'acqua. Quindi gambe a tavolino, potete fare tavolino proprio a 90 gradi, oppure come sta facendo Andre, che vedete che ha le gambe più alte, che così andiamo a, è un po' più facile con le gambe più alte, quindi scegliete voi o qui a tavolino oppure gambe più alte, ok? Peso. Esatto. E meno se la sentite, le gambe. E arriva a 90 gradi. Sei riuscito a farlo direttamente a 90 gradi. Sì, no? Non fa nulla. Sono un po' più alte. Ultimi. E stop. No. Molto bene. Vengo su adesso e andiamo a side bend. Quindi andiamo a prendere il peso. Una mano sul fianco, una mano ho il manubrio e andiamo a fare delle oscillazioni a destra e a prima, su. È più difficile. Inspiro, il nome che farlo. Fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria, inspiro, scendo, tiro fuori. Su, mi oppongo alla forza di gravità di questo peso che mi tira verso il basso, in, via, S, fuori l'aria, scendo e su, quindi vado e risalgo, tiro. Su e vado. Mi raccomando, sempre dritti con la schiena, non ci curviamo, via, belli lineari, dobbiamo essere fluidi in questo movimento per tirare su questo peso lungo il corpo. Ok, stop. Dall'altra parte. L'altra parte, chi se lo fosse dimenticato, ragazzi, c'è anche destra e sinistra. La sinistra. Ci siamo, poi abbiamo ancora l'ultimo esercizio e ripetiamo queste. Due, allora, uno e via, giù e torno. Inspiro, fuori l'aria. E vado. Inspiro, fuori. In. Forza, forza. Dai, dai, dai. Dai che ci siamo. Piano, inspiro. Fuori l'aria, sta pausa. Inspiro e torno. Sentite che bel lavoro che deve fare il mio addome obliquo per andare e ritornare. E okay. Via. Uno. Andiamo. E su. Inspiro. Vai. Fuori. Tira su questa busta, dai. Esatto. E sono gli ultimi, ragazzi. Abbiamo praticamente finito. E stop. Ok. Ultimo esercizio della serie, abbiamo high knee, quindi gambe che salgono, il ginocchio al petto, e intanto con il peso lo portiamo da una e dall'altra. 3, 2, 1, quindi grande lavoro di addome qui. 1, 2, 1, 2, 1, e vai. Inspiro, fuori, in, S, in, S. Questo sembra facile. Fuori l'aria. Ma non lo è. Non lo è. Ora ve ne accorgete al secondo. Fuori. 14,5. Che iniziate a faticare questo addome. Via. E stringiamo uno, i denti. Forza, due, che ci siamo. Uno. Via. Due. Forza. Dai. Andiamo. Verso la fine di questo esercizio. Via. Ci siamo.
stop. Ok, giù il manubrio, andiamo giù e abbiamo di nuovo l'alt leg raises, quindi partiamo con le gambe su. Adesso qui ragazzi, ultima serie di questo workout. Braccia lungo il corpo e via. Spingiamo alla grande, via. Fuori l'aria. Forza, ognuno col proprio ritmo. Diamo il massimo di quello che possiamo dare. Via, 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 concentrati. Ragazzi, altra cosa molto importante, che ogni volta uno si dimentica, i piedi. I piedi sono in tensione, quindi, Buzz, non voglio vedere queste robe molli, questi piedi molli, su. Tengo la forza nel piede, su e scendo, inspiro, fuori l'aria. Quello è un altro sport, molleggiare. Uno e su, fuori. E andiamo. Dai che ci siamo, pochi secondi, stringiamo i denti. Fuori. Vai. E stop. Stop. Ok. Molto bene. Table crunch. Molto bene. Dai che molto ci siamo. Bruciore di stomaco, no, sono gli addominali che bruciano. Mani dietro la nuca, qui abbiamo detto o gambe a tavolino, quindi completamente a 90 gradi, oppure via. Se volete le tirate un pochino più su, Uno. E andiamo. Forza, dai che ce la facciamo. Anche a tavolino, stringiamo forte i denti, anzi non ci facciamo battere a tavolino, battiamo a tavolino, vai! E vado fuori, andiamo. Concentrati, inspiro. Non ridiamo, dai! Sei tu, Fuori l'aria, e fuori. Stiamo facendo fatica. No ragazzi, ci si diverte anche tanto, vola! E su. Ultimi 10 secondi. Dovete sentire bene. Dovete fare la mano che parlo. 4. Dovete fare più bene. Stop. Ok. Quando salite dal basso all'alto, piano, che sennò mi vengono gli sbarioni, ragazzi. Non ve l'ho detto prima, però. Sì, lo sbarione. Aiutami, mi sta tentando qualcosa anche nell'occhio. Esatto, qui pronti e via, a destra. E su. Su. Dai che ci siamo ormai, ultimi due esercizi. E via. E forza, questo anche senza peso lo potete fare se non ce l'avete. Fuori l'aria. O con una bottiglia d'acqua o con una busta della spesa. Sì, ma anche appunto senza il peso comunque c'è. Con una cassetta d'acqua. Il lavoro qua. Se volete aumentare con un bambino. Con qualsiasi cosa ce l'avete, con il vostro cagnolino, lo prendete al guinzaglio. Uno. Gli fate fare un bel giretto. Uno. E su. Su. Cinque. E andiamo. Dai, 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 dai. Stop. Ok, dall'altra ragazzi, quindi a sinistra, penultimo esercizio. Altro giro, altra corsa. Abbiamo finito, pronti, eh? Pronti? Pronti qua. Dai. Cinque. Tre. 2, 1, si va. E via! Fuori l'aria. Forza, verso la fine. Fuori. Concentrati, dai che ci siamo. Via. Poi alla fine vi dovete sentire comodi, quindi o il braccio lo potete mettere qua, oppure anche lungo il fianco, va bene qua. Uguale. Ognuno di noi come si sente più comodo. Io sono più comoda col braccio sul... sul fianco, in questo modo, o qualcuno di voi si può sentire anche più tranquillo, più sereno, mettendolo lungo il fianco in questo modo. Ognuno tanto non influisce sull'esercizio, sì, non influisce. Quindi come siete più comodi e confortevoli nella posizione. Ok, stop ragazzi, high knee, quindi ginocchia alte ed è l'ultimo esercizio, aiuto qualcosa nell'occhio. 5, resisti, 4, resisti. Sì, non so cosa è entrato, 2, 1, via, via, su. Spacchiamo questo peso, forza, contro il ginocchio e andiamo, via. Qua mi raccomando ragazzi, attenti a non stare così, su bene, bene la dritti. Schiena, le spalle forza. Sono aperte, il busto aperto, petto aperto, aria qua sopra, quindi non sto chiusa, sto tutto bello. Dobbiamo contrarre aperte, solo l'addome, su. Forza. Fuori. Andiamo, fuori. Via, fuori. Spingiamo, dai che ci siamo, forza forza, vai, verso la fine, ultimi secondi, siamo. Solo 10, 10, dai, respiro, 5, quasi, finito,
Stop! Salti sempre l'ultimo, salti. Ma non è vero! Ragazzi, abbiamo finito anche questo super workout. Ce lo siamo portati a casa. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!